situato a 40 metri sul livello del mare e a soli 3 km dalla costa, a metà strada fra le città di Iglesias e Carbonia, il paese di Gonnesa sorge ai piedi del massiccio collinare del Monte Uda, nella gola di Gutturu Carboni, ricca di falde acquifere e ruscelli. Il suo nome, identificato nei secoli nei termini di connesium, connesa e quindi gonnesa, significherebbe appunto luogo situato fra i colli. Questo splendido territorio, verde di macchia mediterranea che sprigiona nell'aria persistenti profumi di cisto, alloro e menta, fu popolato sin dai tempi più antichi dall'uomo che nel corso dei secoli ha lasciato numerose tracce risalenti al prenuragico e al nuragico. In zona Murrumoi si trovano ben 10 insediamenti nuragici, fra i quali il più grande è quello di Seruci. Il complesso si estende su circa 5 ettari di territorio e comprende 100 capanne e almeno 3 tombe dei giganti. Esplorare il nuraghe di Seruci è un'emozione difficilmente raccontabile. L'obiettivo della telecamera non può rendere in toto i sentimenti che pervadono l'animo umano quando si oltrepassa la soglia di un nuraghe ancora, per gran parte, inesplorato e in fase di indagine. Toccare con mano questi enormi massi, che con fatica ed ingegno i nostri più antichi predecessori hanno utilizzato per erigere queste magiche torri e ciò che le circonda, rappresenta un'esperienza quasi trascendentale. Indagato già dal Taramelli nel 1915-1916 con una prima campagna di scavi e poi ampliata l'indagine con una serie di interventi da parte della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano e finanziamenti dell'assessorato regionale competente, che ancora collaborano con il comune di Gonnesa, il complesso preistorico, nuraghe e villaggio con termine, si sviluppa in forma quasi ellissoidale e in maniera totalmente decentrata rispetto alla torre principale. Il monumento, come dimensioni e prestigio, è certamente assimilabile a quello molto più noto di Barumini, ma poiché qui vi è ancora molto da scavare, nulla osta che, al termine delle campagne di recupero, si possa affermare che il nuraghe di Seruci sia tra i più grandi della Sardegna. I nuragici potevano godere anch'essi, come noi oggi, della splendida costa sulla quale si affaccia il territorio di Gonnesa. 3.200 metri di litorale candido e sabbioso che fa da contraltare ad un mare trasparente e cristallino, come solo quello della nostra terra sa essere. Funtanamare è il tratto di spiaggia più a nord, quello in cui ancora si possono osservare i resti dello scarico a mare delle industrie estrattive, ormai in disuso da decenni. Ma è proprio qui che, prima di trasformarsi in un abbagliante arenile, la costa si impone prepotente sul mare, delimitandolo con rocce a strapiombo nelle quali si arrampica a fatica la macchia mediterranea, un baluardo per l'integrità e la difesa delle popolazioni locali contro l'invasore piratesco. Subito più in là si distende la lunga e rilassante spiaggia. Plage Mesu, tradotto letteralmente spiaggia di mezzo, è quella che occupa la parte centrale del litorale. È una spiaggia perfettamente attrezzata e una visita al Ciringhito ce lo conferma. È l'unico stabilimento balneare presente lungo il litorale che, oltre a fornire servizi eccellenti, rende possibile la discesa in mare dei disabili, ai quali fornisce carrozzine speciali che possono entrare in acqua senza problemi. Un 10 più a chi ha avuto questa brillante iniziativa e l'ha portata a termine.
il litorale prosegue e si conclude con Porto Paglia, sul quale spicca il complesso della Tonnara, in funzione fino agli anni 60, che costruita nel 700 e attualmente per gran parte completamente ristrutturata e trasformata in abitazioni civili, mantiene un fascino particolare. La vecchia rimessa delle barche su Proci è rimasta di proprietà del comune che ha in progetto di valorizzarla e di renderla fruibile a tutti senza però farle perdere il fascino e la suggestione che queste immagini ci evocano. Il litorale gonnesino, in particolare Place Mesu, è teatro della processione a mare che ogni ultima domenica di luglio impegna l'associazione nautica Golfo del Leone nell'organizzazione della manifestazione Il Mare della Memoria, con la collaborazione del Comune di Gonnesa. Dedicata a tutti coloro che hanno perso la vita in mare, l'evento, che si avvale dell'opera della Confraternita del Rosario per ciò che concerne l'aspetto liturgico, si apre con l'arrivo dal paese della statua lignea di Sant'Andrea, recentemente restaurata, che una leggenda popolare vuole essere stata ritrovata a Porto Paglia. Dopo la celebrazione della Santa Messa, il vescovo, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, accompagnato dal gruppo folk Maria Carta di Gonnesa, che intona i tradizionali goccius, accompagna la statua sulla riva perché venga caricata sul gommone dell'associazione. In questa edizione, un mare particolarmente burrascoso, alimentato dal forte maestrale, rende l'operazione abbastanza problematica, ma poi possiamo assistere al tradizionale lancio della corona di fiori dal battello, in onore, come abbiamo detto prima, di tutti i deceduti del mare. Di originaria tradizione agropastorale, il popolo di Gonnesa si adattò presto alla nuova industria mineraria e fu protagonista nel 1906 di una rivolta popolare contro lo sfruttamento delle masse operaie da parte delle società minerarie. Rimangono cariche di fascino, ma anche ricche di ricordi della storia recente, le vestigia di villaggi minerari come quelle di Monte Oniceddu, che noi chiamiamo di archeologia industriale e che, a volerle bene ascoltare, ci raccontano di lavoro, fatica, sudore e dignità. Completamente recuperato ed abitato invece il villaggio Norman, nel cui centro è stata acquistata dal comune Villa Stefani, che diventerà protagonista di importanti progetti socioculturali. È nella frazione di Nuragi Figus, ma con la partecipazione attiva e importante di tutto il paese di Gonnesa, che si svolgono alcune manifestazioni il cui filo conduttore è rappresentato dalla volontà di non dimenticare, anzi di valorizzare i legami con le antiche tradizioni dei gonnesini. È qui che si ricordano, per esempio, nella Sagra del Pane, allestita nel Museo Etnografico, gli aspetti più importanti della tradizione contadina, interrotta inopinatamente dall'avvento delle miniere. Una ricostruzione in scala ridotta, ma attenta in ogni dettaglio, occupa le sale del museo, raccontandoci la vita del pane che parte dalle varie fasi di lavorazione della terra fino alla cottura del pane stesso.
numerosi gonnesini, ma tantissimi turisti, affollano il cortile del museo in attesa di gustare le varie specialità di pane che verranno distribuite. Anche Gianmarco, un anno e mezzo, aspetta di assaporare il pane appena sfornato. Sono scarse le notizie storiche sull'insediamento di Gonnesa sino al 1774, anno in cui Don Gavino Asquer, proprietario dell'antico villaggio, stipulò con 15 feudatari provenienti da diverse parti dell'isola un atto di vassallaggio con il quale si permise alle loro famiglie il ripopolamento del paese e la coltivazione delle terre circostanti. Attualmente il paese di Gonnesa si sviluppa intorno alla piazza principale intitolata al maggio 1906 in onore dei caduti nella rivolta popolare di cui abbiamo precedentemente parlato. Qui si affaccia il Palazzo Civico e la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. La struttura è a navata unica, originariamente in stile romanico e attualmente con volta a botte e cappelle laterali. L'altare maggiore è sormontato da un prezioso trittico che ha come soggetti il cuore di Gesù, San Luigi e San Carlo Borromeo. È della fine del Settecento l'alto rilievo ligneo raffigurante San Pietro Pescatore, di recente restauro. Posizionato sul terrazzo che sovrasta l'ingresso, l'organo a canne di grande bellezza affascina con il suo suono maestoso e limpido tutti i fedeli assorti in preghiera nelle occasioni più importanti. Ma la piazza Maggio 1906 è protagonista dal 1986 dell'importantissima manifestazione internazionale di corsa su strada Gonnesa Corre, per la quale bisogna essere grati all'entusiasmo e all'iniziativa di Mario Lenzu, suo inventore, che ha visto crescere la sua creatura, diventata ormai un punto di riferimento di assoluto prestigio nel campo dei più importanti eventi nazionali ed internazionali di atletica. Tanti anni sono passati e tante cose sono cambiate, ma la perfetta, puntualissima e competente organizzazione dell'atletica gonnesa è stata e sarà una garanzia sicura che la magica festa di sport otterrà sempre grande successo e sempre maggiore visibilità, consentendo la valorizzazione turistica e culturale di un territorio tra i più suggestivi della Sardegna. Nella stessa ottica di promozione del territorio, ma questa volta pregna di un forte spirito religioso, ancora a Nuraghi Figus si svolge la suggestiva processione in onore di Sant'Isidoro, patrono dei contadini. Dopo la Santa Messa, celebrata dal parroco e dal vescovo nel cortile del Museo Etnografico, la statua del santo viene caricata su un carro trainato da buoi addobbati a festa e portata in processione per le strade del paese. Intensi profumi di menta e alloro si sprigionano dalle vie ricoperte dalle erbe officinali in onore del passaggio del santo. Gruppi folk, cavalieri, rappresentanti di varie città precedono il corteo, invocando la benedizione del santo e scortandolo per le strade del paese,
fino a raggiungere il luogo di partenza nel quale, a fine cerimonia, viene distribuito il pane benedetto. Anche quest'anno il voto è stato compiuto e l'intercessione del santo si farà sentire alta nei cieli. E il cielo è ancora protagonista, ma questa volta il suo blu intenso è segnato dalle splendide colorate scie lasciate dalla pattuglia delle Frecce Tricolori, protagoniste dell'estate gonnesina. Lungo i 3 chilometri di litorale marino, una folla numerosissima proveniente da tutta la Sardegna ha potuto ammirare le eccezionali ed uniche acrobazie che le nostre frecce, ammirate in tutto il mondo, sono riuscite a disegnare. È con queste immagini che desideriamo lasciarvi, certi che la volontà delle Frecce Tricolori fosse anche quella di misurarsi con la bellezza di questi luoghi, per scoprire se siano più affascinanti i loro giochi in cielo o lo stupore e la meraviglia che questi panorami suscitano nell'anima. Una bella lotta.